India cima, Guaylamena, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, quando mi partì da Circe, che sottrasse me più di un anno, là. Uno, sette, quattro, cinque, uno, sette. Del vecchio padre, nello debito amor, lo qual dovea per lo per far lieta, vince il potere. 210-189. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola di Sardi, e l'altra che quel mar. 101.088. Già m'aveva lasciato setta. O frati, dissi, che per 100.000 perigli. 261.288. La brisotte branche della flamma antique semia tresalera murmurante, parera se che levanto urmante. Puisa agitanza può assai là, com si se te la lan chi parlè, el gettao de ors han vuoi di. Sono nata in Germania il 12 luglio 1929. La mia famiglia ebrea, quando Hitler è salito al potere, siamo emigrati in Olanda. Qui mio padre avviò un commercio di spezie. Le cose andarono bene fino al 40. Poi arrivò la guerra, la capitolazione, seguita dall'invasione tedesca. E allora le cose cominciarono ad andare molto male per gli ebrei. Non potevi fare questo, non potevi fare quello. Obbligarono mio padre a chiudere l'attività. Non potevamo uscire se non con la stella di Davide cucita sui vestiti ben in vista. Io ho dovuto persino consegnare la mia bicicletta. Non potevo più frequentare la scuola olandese. Non potevo andare al cinema. Non potevo andare in automobile. O perfino in tram e un milione di altre cose. Però noi bambini riuscivamo a divertirci lo stesso. Ieri papà ha detto che andavamo a nasconderci, ma non ci ha spiegato dove. Stamattina alle 5 la mamma mi ha svegliata e mi ha detto di sbrigarmi a vestirmi. Dovevo mettermi più cose che potevo. Avremmo dato troppo nell'occhio per strada con le valigie. Solo dopo mi hanno detto dove eravamo diretti. Nell'edificio dove lavorava papà all'ultimo piano. Ci sono altre tre persone che vengono a stare con noi. Ivan Damm e il loro figlio Peter. Papà li conosceva già, ma noi non li avevamo mai incontrati.